su Partecipiamo Taranto, io, Anette, insieme a Veronica Carbotti. Un'estate al mare, voglia dire mare. Allora, io direi di fare un applauso, è entrata proprio alla grande, grazie, in onda. Allora, intanto sei di nuovo qua, ben ritrovata. Sono qui, sì, ormai sono affezionata al vostro programma. Ecco, e noi a te, ovviamente. Però sei qua perché sei vincitrice di un contest. Incredibile, ma vero, perché ho partecipato a migliaia di contest. E questa volta sono stata premiata. Ecco, perché? Perché ho partecipato ad un contest a livello internazionale, con sempre chiaramente con teleperformance, riguardava gli animali domestici che accompagnano le nostre meravigliose giornate, soprattutto post lavoro, e nulla, la mia gattina malefica Nami è stata selezionata, però è veramente tanto carina. È tanto come carina. Si fa? E anche Monella, però mi racconti. Molto Monella. Senti, ma tu hai vinto, peraltro, allora, un contest internazionale, perché hanno partecipato i teleperformers in un po' di tutto il mondo. Questo cioè, lo vinto scopro tu, oggi, quindi mi sento veramente fortunata. Esatto, avvicinati. In Italia, adesso io ti consegno il premio, ecco, il premio, questo è per te, aprilo pure, perché sono delle bellissime scarpe Converse. Sono meravigliose. Modello ragazzi. Teleperformance. Inoltre, queste si aggiungono alla mia collezione fatta di 71 scarpe, io ho un armadio adulto. Quindi un regalo azzeccatissimo, ragazzi, senza volerlo. Cioè, Teleperformance mi conosce forse meglio di mia madre. Bellissimo, quindi queste sono le tue, il tuo premio che hai ritirato. Esatto. Ma ci racconti un po', perché questa gatta riceverà un premio anche lei a sua gattina, volta. La mia io spero di sopravvivere perché mangia tutto, quindi spero di non essere io la prossima vittima. Abbiamo dovuto operarla d'urgenza di recente perché ha mangiato una mollina per capelli, chiaramente non mia, certo. E nulla, quindi insomma è una bella peste. Sì. Però ha un lato anche tenero lei. No, è troppo carina, è dà carina. Tanti bacini quando torno dal lavoro, quindi si fa perdonare. Sì, si fa perdonare. Nami. Che ha quanti anni adesso? Nami ha 9 mesi, quindi è proprio una nuova arrivata. Arrivando ha creato problemi, però diciamo. Ah, che vabbè, però diamole spazio, cioè diamole tempo. Certo, la tenda. Si abituerà alla casa, si abituerà anche crescendo, si calmerà. Però sì, se è dolcissima così, no, secondo me le chance. Dolce. È solo famelica, però. Perché deve crescere, forse solo. Sì. Mettiamola così, perché solo deve crescere. E quindi, Veronica, la tua canzone dell'estate era questa, un'estate al mare. La mia canzone dell'estate è un'estate al mare, speriamo che insomma il mare mi veda per più di 2 ore a settimana, a breve sicuramente succederà. Sì. E quindi sì, non vedo ti piace, l'ora. Ti piace? No, io vivo per il mare, cioè vivo per l'estate e per il mare, in attesa trepidante, perché sono freddolosa proprio dalla nascita, quindi io l'inverno. Quindi questo l'inverno non andiamo d'accordo. A te va bene. Beh, diciamo che ogni tanto il condizionatore si accende, tra un blackout e l'altro si accende, se riusciamo, però sì, preferisco, cioè riesco a sopportare meglio l'estate rispetto ad altri. All'inverno sicuramente. Quindi l'inverno proprio non è la tua stagione. Piango. Piangi dal freddo. Quindi tu anche l'estate, tipo la sera, se c'è un po' di freschetto, metti la giacca. La copertina. Sì, Madonna, sì, ragazzi, sì, pensare col caldo di questi giorni. Io ho i piedi freddi anche ad agosto, ragazzi. Cioè, lo so, è un problema di circolazione sicuramente, però è proprio però, così. Assolutamente, va bene. Senti, Veronica, poi quindi il ricordo che hai, ma anche recente, non so, vecchio, un vecchissimo ricordo dei tuoi momenti al mare l'estate? Ma in realtà io ho la memoria a breve e anche a lungo termine molto più che ricordare un momento ricordo la sensazione, cioè preferisco bello. Sì, ed è questo che mi porta all'estate, cioè sensazione positiva, vibrazioni inizio, positive, inizio esatto, dell'estate. E poi la bere ghiacciata sulla spiaggia, penso che sia una tra le cose più belle che si possono fare. Bellissimo, grazie.